Sono Carla e questo è il mio canale. Finalmente sto registrando un video, mi sembra assurdo, non sono più abituata perché i video che avete visto in questo periodo erano girati molto prima perché sono stata impegnatissima in questo periodo e sono ancora impegnata, quindi faccio questo video, cerco di parlare il meglio possibile così non devo fare tanti tagli e posso caricarlo direttamente mentre studio perché sto facendo gli esami. Non ho ancora finito perché passo tardi negli orali, passerò o il 5 o l'8, dipende dalla mia compagna che deve fare la suppletiva. No, il 5, il 4 o l'8, dipende appunto da questa mia compagna, adesso vedremo. Di luglio ovviamente. Mi vedete con una folta chioma perché indosso l'extension, adesso poi la indosso meglio e ne farò un video perché mi sembra stranissimo avere i capelli così lunghi, così folti, sarebbe una cosa più bella del mondo averli veramente così. Quindi non sono riuscita più a far video, mi siete mancate tantissimo, mi sentivo quasi in colpa a non caricare video, però come facevo ragazzi? Ero impegnata 24 ore su 24 sui libri, chi sta facendo la maturità capisce, perlomeno io la sto vivendo male, come ho visto. Ho vissuto male tutti i 5 anni di scuola, io vivo molto con l'ansia, non ho ansia di non passare, ho l'ansia di non passare con un voto decente, perché insomma ho avuto per 5 anni una media, non voglio a causa di un solo esame uscire con una media differente da quella che ho avuto per i 5 anni, no? Mi sembra abbastanza normale come cosa, infatti boh, non approvo molto il sistema della maturità, però non sto qui a parlarne perché evitiamo. Non vedo l'ora di ricominciare a fare video, mi dispiace appunto essere mancata. Adesso vedo se magari mi riesco a ritagliare dei momenti in cui riesco a montare i video che ho girato precedentemente, perché ho dei video che ho girato anche un mese fa, ma non sono riuscita ancora a montarli, perché ancora girarli è semplice, ma a montarli ci metto veramente tanto e non ho proprio tempo materiale. Poi, appena finisco la maturità, voglio assolutamente fare un incontro a Torino, ovviamente, perché sono di Torino. Quindi vorrei sapere se qualcuno sarebbe interessato, se qualcuno ci sarebbe, perché non lo so, è sempre questa la mia paura, che non venga magari nessuno, proprio nessuno, cioè se ci fossero due persone per me andrebbe già bene, però proprio nessuno è brutto. E quindi, non so. Ho voluto fare questo incontro perché, quanto era, 2 settimane fa sono andata all'incontro di Gabriele e Vanessa da Bottega Verde. Ho incontrato tantissime di voi, ero troppo troppo felice, ragazzi, voi non potete capire quanto. Sono rimasta per 2 giorni con il sorriso perché non me lo aspettavo, ve lo giuro, non me lo aspettavo. Io sono andata lì per incontrare loro. E tantissimi di voi mi hanno fermato e io, boh, veramente sono stata felicissima, vi ringraziavo, abbiamo fatto le foto insieme, è stato bello, bello, bello. E quindi voglio fare un incontro proprio mio in cui siamo magari tutto un pomeriggio insieme, andiamo a prenderci un caffè, andiamo. Quindi adesso vediamo un po', ditemi anche di dove siete, così magari vedo se farlo a Torino Centro oppure più in periferia, vediamo, no? Mi piacerebbe molto farlo dove sto io, però magari capisco. Che sono più in periferia, però capisco magari che tante persone sono di Torino e non hanno voglia di venire fin dove sono io, quindi vediamo. Adesso se mi date 2 consigli io organizzo il tutto, ditemi anche se siete in vacanza perché è luglio e lo capisco. Poi sono veramente felice che abbiate continuato ad iscrivervi nonostante io appunto abbia passato questo momento di assenza. Vi siete iscritti in tantissimi, siamo arrivati a 13.000, io sono veramente felicissima e vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio non solo per l'iscrizione ma per come mi fate sentire protetta, amata, se si può dire, nel senso, ricevo tantissimi messaggi che mi fanno commuovere perché siete pazzesche. Io mi domando, ma cosa ho fatto io per meritarmi queste cose? Non faccio nulla di che, eppure voi mi date così tanto affetto. Io non so quasi come ricambiare perché ogni giorno, ve lo giuro, mi arrivano dei messaggi bellissimi in cui mi scrivete delle cose dolcissime, oppure mi fate i collage, mi fate le foto, mi fate mi scrivete i commenti altrettanto dolci. Poi per carità ci sono anche i cretini che commentano cose negative, ma io la prendo molto con filosofia, i miei amici lo sanno e mi metto a ridere.
Poi invece tantissime persone mi dicono: ma io ti ho vista, però non mi vergognavo, ma voi chiamatemi, io mi vergogno più di voi, fidatevi. Io sono veramente felicissima quando qualcuno mi ferma, anche per fare due parole, ciao, come stai? Così, no? È bello, mi piace tantissimo, quindi ogni volta che leggo ti ho vista ma mi vergognavo a fermarti, vi dico: no, ma perché? Dovevi fermarmi. Questo era veramente un breve video per tenervi aggiornati, per dirvi sono viva. Punti della situazione maturità, come sta andando? Allora, ho dato gli iscritti, ho dato la prima prova, la seconda prova e la terza prova. Prima prova e terza prova sono andate abbastanza bene, credo, poi i risultati non li ho ancora ricevuti, quindi a sensazioni dovrebbero essere andate abbastanza bene. La seconda prova matematica ovviamente non è andata bene, però vabbè, cioè nel senso fa lo stesso, fa lo stesso. Oddio, un'ape! Meno male che non dovevo. Ho paura. Meno male che non dovevo tagliare questo video. Niente. Quindi adesso mi manca soltanto l'orale. Mi sto preparando in questi giorni. Scusate se guardo in giro, ma le vespe, le api mi attaccano.